L'ossigeno bene comune è una scelta strategica, non è uno strumento, un'occasione o qualcosa di breve respiro. L'ossigeno bene comune significa aderire alla strategia delle Nazioni Unite stabilita prima a Parigi, nella CAP di Parigi, e poi a Katowice nel 2018, CAP24, di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi abbraccia tutto il vivere sociale, non soltanto la questione legata pedissequamente agli alberi oppure alla produzione di ossigeno e di assorbimento di CO2. Significa lavorare per far sì che gli enti possano essere infrastrutturati per modificare il loro stile di vita e il loro stile di governo. È un'operazione molto profonda che ha bisogno di tanto tempo e ha bisogno di una grande collaborazione da parte di tutte le forze politiche. Consigliere, all'interno dei finanziamenti delle opere finanziate dal piano strategico, anche la protezione di aree protette, penso a Punta Campanella, Regno di Nettuno, ma anche riserve come l'isola di Vivar. Sì, Napoli è una città molto particolare, strana. Il territorio della città metropolitana è praticamente tutto urbanizzato, tranne le pendici più alte del Vesuvio, quindi non le pendici, la parte alta del Vesuvio, e forse un po' la zona che dà verso l'Irpinia, quella più montuosa. Dopodiché è tutto urbanizzato. Ebbene, in quest'area così fortemente impressa dell'orma dell'uomo, ci sono ben 15 aree protette, quasi tutte aree protette urbane, e che sono essenziali, perché il problema della protezione del verde nelle zone urbane riguarda non soltanto la produzione di ossigeno e la tutela della biodiversità, ma anche il contrasto alle bombe di calore, il miglioramento effettivo delle condizioni di vita. E in più ci sono le grandi aree gioiello che noi abbiamo, Costiera Amalfitana, sulle nostre isole, necessitano di una costante manutenzione che purtroppo non è assicurata dalle fonti di finanziamento attuali. Noi abbiamo una legge statale sui parchi e sulle aree protette che in realtà prevede scarsissimi trasferimenti. Teoricamente le aree si dovrebbero mantenere da sé, il che è impossibile perché non sono un'azienda, sono un bene comune. Quindi noi abbiamo voluto investire dare una prima botta di investimenti, consentitemi il termine, sulle emergenze necessarie. Quindi ci è stato chiesto soprattutto messa in sicurezza di sentieri, messa in sicurezza di rustici da poter adibire a centro visite, oppure interventi più di tipo naturalistico come gli astroni o altri che ci hanno chiesto una mano nella riforestazione delle aree andate perdute. La seconda fase, una volta dato questa prima boccata di ossigeno, sarà continuare a lavorare insieme alle aree protette per concordare tutte le misure necessarie a ristorare i loro bisogni, che sono bisogni non soltanto di tipo naturalistico ma anche culturale, sociale. Le scuole utilizzano le aree protette come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Questo è un valore aggiunto che noi vogliamo sicuramente incrementare.